A mezzogiorno in punto di oggi, giovedì 22 dicembre, come vuole il cerimoniale, in contemporanea nelle due sedi della Cattedrale San Nicolò di Noto e della Cattedrale di Caltanissetta e dalla Sala Stampa Vaticana, è stato annunciato con bollettino della Santa Sede il nome del nuovo vescovo di Noto. Si tratta di Don Salvatore Romeo della diocesi di Caltanissetta, che prenderà il posto di Monsignor Antonio Staglianò, che lascia la diocesi netina per trasferirsi a Roma in quanto nominato presidente della Pontificia Accademia di Teologia da Papa Francesco lo scorso 6 agosto. Don Salvatore Romeo, 56 anni, è originario della diocesi nissena, attualmente parroco della Chiesa del Sacro Cuore di Caltanissetta, docente di catechetica e teologia pastorale presso l'Istituto Teologico San Tommaso di Messina, direttore dell'ufficio catechistico diocesano, nonché responsabile dell'ufficio diocesano per l'insegnamento della religione cattolica. Finisce quindi nella diocesi di Noto il ministero episcopale di Monsignor Antonio Staglianò, che ha guidato per ben 13 anni la Chiesa netina. Staglianò era stato nominato vescovo di Noto il 22 gennaio 2009 da Papa Benedetto XVI al posto di Monsignor Mariano Crociata. Il 19 marzo dello stesso anno aveva ricevuto l'ordinazione episcopale ed il 2 aprile aveva preso possesso della diocesi di Noto. Monsignor Staglianò era conosciuto come il vescovo con la chitarra per il suo modo di comunicare il Vangelo attraverso la musica, vista come occasione di incontro e di dialogo anche sulla fede. La nomina di Don Salvatore Romeo arriva dopo una vacatio di ben 4 mesi della diocesi netina, periodo che in realtà avrebbe dovuto essere molto più breve. Don Romeo, prima di iniziare il suo ministero nella diocesi di Noto, dovrà essere insignito dell'ordine episcopale.